signor Nunzio Peluso, lei è tornato qui alla stazione di Sala Consilina dopo quanti anni? Per giù sarà 15-20 anni. Quali sono le emozioni che prova tornando in questo posto? A dire la verità, io mi vergogno, diciamo così, di essere un cittadino salese e diciamo del Vallo, perché vedere una desolazione del genere è impressionante proprio. Sono davvero amare le parole di Nunzio Peluso, l'ultimo assistente di stazione impiegato presso la stazione di Sala Consilina, prima della chiusura della ferrovia Sicignano-Lago Negro avvenuta 30 anni fa. Peluso è tornato dopo circa 20 anni sul luogo del delitto in occasione del progetto Scuola Ferrovia dell'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliete. Invitato dai bambini delle scuole primarie di Viscigliete per spiegare come funzionava la stazione di Sala Consilina e in cosa consisteva il suo lavoro, Peluso si è trovato di fronte a uno scenario da incubo che rispecchia quello della maggior parte delle stazioni dismesse del Sicignano Lago Negro. Degrado e abbandono, con i binari che ormai sono spariti, sommersi dalla vegetazione. Uno shock per chi, a 30 anni dalla chiusura della Sicignano Lago Negro e dopo decenni di lavoro al servizio delle ferrovie dello Stato, ancora conservava il ricordo di una stazione pullulante di vita e di umanità e del fischio del treno che portava sviluppo e occupazione. Non si vedono più nemmeno i binari. No, e che volete vedere? Qua non vedete niente proprio, né pietre né binari, si hanno portato tutto via, tutto, perfino i marciapiedi dei binari. Eppure lei qua quanti anni ci ha lavorato? Ci ho lavorato 32 anni. Fino al? 94. Sono stato l'ultimo a andarmene in pensione. Hanno chiuso tutte le stazioni. Ho fatto le consegne e mi hanno liquidato. Lei che pensa? Che ormai la ferrovia nel Vallo di Tiano non tornerà più? Ormai è un sogno, la ferrovia non torna proprio più a Sala. Tutti quanti si uccidono che vogliono la ferrovia, ma qua la politica è politica. Quindi è una decisione politica? Penso di sì. Perché all'epoca, quando sono arrivato qua, c'era nella bacheca di Lago Negro un disegno che volevano fare della direttissima Napoli-Cosenza e non l'hanno fatta. E quindi vedere questa desolazione è un pugno nello stomaco? Proprio nello stomaco, sì, avete ragione voi. Io appena che sono arrivato ho detto mamma mia, che vogliono venire i bambini? Che vedono? Vedono le monnezze da tutte parti, vedete che qua tutto monnezzaio, guarda.